Ricordo un giorno lontano, in cui ventenne, volevo a tutti i costi aiutare Ugo a salire le scale, perché era paralizzato alle gambe. Con slancio lo stavo prendendo in braccio e poco ci mancava che mi prendesse a pugni. Mi disse che se voleva essere aiutato, me l'avrebbe chiesto lui. E quindi mi sottopose a quello che per me è stato un vero supplizio. Guardarlo risalire le scale lungo la ringhiera, aiutandosi solo con la forza delle braccia. Pensavo che fosse fuori di testa, ma in realtà ero risentito perché aveva deluso il mio sentimento riparatore. Ecco, davanti al sepolcro vuoto, le tre donne esprimono stupore e delusione, che poi diventa incredulità di fronte all'annuncio dell'angelo. Anche loro, come me, avranno pensato che l'essere da loro amato era fuori di testa. Io vedevo nel mio amico Ugo un uomo non integro e quindi da aiutare. Loro volevano Gesù morto e quindi un corpo da accudire. Non si cambia convinzione, non si può, se prima non si alleggerisce il proprio passo, non si impara a trattenersi e ad osservare con occhi nuovi.